Roma, stazione Termini. A pochi passi da qui, in quello che una volta era un semplice condominio, è ubicata la sede del GAR, il consorzio che gestisce la rete della ricerca italiana, una rete che viaggia a 10 gigabit al secondo. Abbiamo chiesto qualche informazione a proposito al direttore Enzo Valente. Chiedevo com'è nata in Italia. L'Italia è nata proprio dalle esigenze dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal CNR, dell'ENEA che prima si chiamava CNEN, e dalle università dove appunto c'era gente che partecipava insieme a esperimenti o collaborazioni scientifiche. E proprio dal motivo si è cominciato con dei collegamenti a bassissima velocità, 2400 bit per secondo dial-up, tipo il telefono, faccio il numero, sì, certo. Poi 9600 linea punto a punto, 64 kilobit, 2 megabit, ecco, già all'inizio degli anni 90 c'era una rete nazionale a 2 megabit al secondo come backbone. Tra l'altro, diciamo, il software utilizzato per interconnettere calcolatori di marche diverse che funzionavano con sistemi operativi diversi, veniva fatto con una libreria che si chiama Remote Procedure Call, sviluppata da un programmatore da quattro soldi che si chiama Tim Berners-Lee. E questo finalmente, dopo varie sollecitazioni da parte dei ricercatori, lui è riuscito a tirare fuori una libreria per cui un ricercatore poteva scrivere dei programmi con qualunque linguaggio e poteva parlare con un calcolatore che aveva un altro linguaggio, che aveva un altro sistema operativo, come se fosse connesso però in rete con i fili o con Ethernet, e senza accorgersi che quello era una razza di calcolatore diverso. Sì, sì, il meccanismo di distinzione tra front-end e back-end tipico della programmazione. Allora, dopo un paio d'anni Tim Berners-Lee è uscito fuori con un coso che si chiama che bisogna scrivere HTTP, due punti, slash, e a cui la comunità dei fisici non ne fregava proprio niente. Ma poi dopo nel 93 Mosaic ha tirato fuori l'interfaccia per personal computer, insomma, per workstation, eccetera, e quindi c'è stata questa esplosione dell'internet. Ma noi quegli stessi strumenti che stanno sottesi al web li adoperavamo già da tempo. Ora, diciamo, il web è stato rivoluzionario perché ha permesso a chiunque di avere un accesso alla rete, accesso quindi avere a una rete, e piano piano quindi la gente ha cominciato a riempire la rete di contenuti, fino a che siamo arrivati a sti Google, a sti Wikipedia di adesso, che sono pieni di dati a cui la gente può accedere. Mentre invece nel mondo della ricerca le cose sono andate lo stesso avanti, perché già allora, già 25 anni fa, esisteva il sistema mondiale delle reti della ricerca, interconnesso a livello mondiale, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia, Europa, erano interconnessi poi con tecnologie di più o meno, insomma, si stava sempre al top della velocità possibile, sia come calcolatori, come interfacce di calcolatori e come rete. Ora, tutto quanto questo sistema interconnesso di reti della ricerca a livello mondiale ha tanti punti di contatto con l'internet di commodity, quello commerciale naturalmente. Per quanto riguarda invece i livelli bassi della rete, beh, lì è diverso la rete della ricerca, le reti della ricerca sotto l'IP, diciamo, diverso la ricerca dalle reti commerciali. Le reti commerciali in genere sono all'utenza residenziale, viene fornito un collegamento di tipo asimmetrico, tipo ADSL. Perché? Perché io vado a interrogare delle entità che non sono mie, sono di qualcuno che ci fa i soldi, come Google, con la pubblicità, con tutto il rispetto per Google, perché devo dire che tecnologicamente Google ha dei sistemi di calcolo e di storage sofisticatissimi, ben diffusi, ben interconnessi, eccetera. Però è il tipo di contenuti, la ragione sociale che... Allora comunque, io accedo ho pochi dati da trasmettere e invece molti da ricevere, perché io pesco da fuori. Asimmetrico significa proprio che la banda di upload e quella di download sono non sono uguali. Questo nelle reti di ricerca non è così. Nelle reti di ricerca è simmetrico, sempre e tutto rigorosamente simmetrico. Se io collego un piccolo laboratorio o un grande laboratorio, una grande università come Roma, La Sapienza,
140.000 studenti, il collegamento è comunque di tipo simmetrico, perché all'interno del campus dell'istituzione universitaria di ricerca esistono sorgenti di dati che possono essere in un laboratorio, sono belle, ma possono essere banalmente anche un sito web che è acceduto da tante persone da fuori. Quindi diciamo, è un Google, per intenderci, un sito di un'istituzione di ricerca, un'istituzione. Quindi c'è bisogno che da come quantità di traffico intende? Come quantità di traffico, come numero di accessi, come numero di dati che vanno in upload. Certo. Non si può usare. Io a casa mia non posso mettere in piedi un server web vero e proprio perché mi esaurisce la banda. E lei non può mettere questo, non lo può mettere. E non può mettere neanche una radio privata, non può mettere neanche la televisione, non può mettere neanche un negozio di scarpe per far vedere, non può neanche vendere le scarpe perché non le può fare vedere. Cosa deve fare per vuole vendere? Sì, perché diciamo, per uscire fuori dalla rete, andare da qualcuno che le ospita il suo sito web e che ha una banda molto più alta perché e che viene acceduto esattamente. Perché mi pare che l'offerta più veloce, tra virgolette, è la fibra 100 di Fastweb, che ha sì 100 megabit in download, ma sono 10 megabit in upload, quindi se io devo fornire il mio sito non riesco. Perché è così? Non lo so perché è così, forse costa davvero di più fare una rete simmetrica? Sì. Costa davvero di più fare una rete simmetrica? Sì, costa molto di più, molto di più se sono casi sporadici come le reti della ricerca. Ah. Cioè le reti della ricerca in Europa sono 300 milioni di abitanti in Europa, sono, anzi, 300 milioni, sono 500 milioni di abitanti. Gli utilizzatori delle reti della ricerca europee sono 50 milioni, cioè certo. Un decimo, sì, solo un decimo. Quindi, allora, quelli che si chiamano D-SLAM, che sono i pezzi di ferro dove stanno attaccati i fili dell'ADSL, cosa sono? Sono degli oggetti piuttosto stupidi che da una parte possono scaricare in modo statistico a più alta a quella velocità di download, come si dice, ma è statistico perché la maggior parte di quelli degli utilizzatori che stanno attaccati a sto D-SLAM sta a dormire e un altro certo, lavora. Questi sono dei pezzi, sono un pezzo di ferro, sono uguali da tutte le parti. Il fatto che sia che offrono 7 megabit, 10 megabit, 100 megabit è una questione di pezzo di ferro, non c'entra, ma non è un costo. Quindi se io faccio in infinite o in un numero grande o quasi illimitato quantità lo stesso oggetto, quello mi viene a costare di meno. Nelle reti della ricerca ogni singola connessione di un'istituzione di ricerca o di un'istituzione universitaria ha la sua peculiarità, è fatta a mano. A seconda delle esigenze di quelli, ognuno ha delle esigenze certo. Le velocità di cui stiamo parlando sono da 1 gigabit 10 gigabit simmetrici, certo, andata e ritorno. Quindi significa che il backbone dove insiste tutta sta roba deve essere intanto molto articolato e con tanta ridondanza per andare da A a B, da un punto A a B, e deve essere in grado di ospitare contemporaneamente tutti quanti questi accessi. Certo. Allora, questa cosa qui richiede degli apparati di routing o di switch o di apparati trasmissivi che sono molto più sofisticati. Per intenderci, la rete GARI in Italia di collegamenti a 10 gigabit ce n'ha forse quanti ce n'ha Telecom Italia o Fast Web per l'internet, più o meno come numero. Ma come punti di raccolta il GAR ce n'ha 70, mentre invece i punti di raccolta principali di Telecom Italia sono 2, Roma e Milano. Tutto il resto sono 2 stelle attorno, certo, a Roma e Milano. È la struttura della rete che è differente. Totalmente differente. Per noi un ricercatore di Catania ha le stesse prestazioni di uno che sta a Milano, anche se a Milano c'è una maggiore disponibilità di banda passante, di fibre, più vicino all'Europa di quanto ce ne sia a Catania. Però le reti, le possibilità ricerca, sono uguali per tutte. È chiaro che dipende anche dalla quantità di popolazione, per intenderci. Se io tra Bologna e Milano, per intenderci, noi abbiamo autostrade che permettono 5 collegamenti da 100 gigabit.
Nel sud te ne bastano due, perché la quantità di gente fisica che abita lì è di meno. Giustifica, ma sempre 100 gigabit l'anno. Certo. Questo è il principio delle reti di ricerca. Non è che via via che io vado lontano abbasso la cosa. Per esempio, sulle reti di ricerca si possono fare delle videoconferenze, tutto va su fibra ottica terrestre, cosa che abbiamo fatto già da parecchi anni. Per esempio la primavera, quella che si chiama la primavera italiana a Tokyo, ma stiamo parlando del 2007-2008, quando c'era il governo Prodi, si è mandato la... insomma c'è stato questo scambio con Tokyo, tra Firenze e Tokyo, e ci sono state due giorni, una settimana, non mi ricordo, di videoconferenza. E le reti della ricerca erano interconnesse tra di loro per arrivare alle destinazioni finali. Certo. Ma quella è una cosa che ci siamo proprio due mail e abbiamo fatto quella cosa lì, dedicando la banda passante di un gigabit all'epoca, e la gente si parlava, io me lo ricordo, in tempo reale, all'Istituto della Cultura Italiana a Tokyo, parlava a migliaia di chilometri di distanza come se stesse nella stessa stanza di a Firenze. È chiaro che, diciamo, per fare questo c'è bisogno di rete che funzioni, no? Che non si perda di tempo, che non si ingolfino come quantità di traffico, cose di questo genere. Ci sono dei sistemi di allarme automatici che bloccano e paralizzano qualunque azione, quelli che cercano di mandare piccoli messaggi in grandi quantità sulla rete. Quelli che cercano di fare un denial of service. Sì, denial of service, per esempio, il DDoS. So che è la distributed denial service. Sono delle cose che fanno poco effetto sulle reti della ricerca, anche perché una rete con 10 gigabit per secondo, esatto, no, per cui uno fa tranquillamente in tempo a rintracciare la sorgente, le sorgenti, bloccarle, tagliarle, certo, tagliarti le mani a quelli che anche per esempio per le sicurezze, le reti della ricerca sono molto più sicure delle reti commerciali. Per un fatto elementare, ogni elemento della rete, PC, quello che è collegato, un supercalcolatore, cioè, ha un indirizzo IP suo. Lei prima ha fatto accenno al fatto che ci sono delle scuole collegate alle GAR. Ecco, questa è una cosa interessante. Come può una scuola chiedere di essere collegata a GAR? C'è qualcosa che... Allora, intanto, diciamo, le università stanno, oltre che sulla rete nazionale GAR, stanno anche sulla una rete locale, nel senso che noi, diciamo, quelle che noi chiamiamo reti metropolitane, che interconnettono vari sedi, insomma, il CNR, l'Istituto Nazionale di Visione Nucleare, l'Istituto Nazionale Astrofisica o l'Archivio di Stato, quello che è, e quindi c'è una rete locale. Questa rete locale, per esempio a Firenze e Venezia, sono state fatte dalle reti in fibra in collaborazione con noi dai comuni. Una scuola che sta vicino alla fibra chiede al GAR, dice, mi posso attaccare? Il GAR gli fa delle condizioni per potersi attaccare, mica gratis. Certo. La spesa fisica per attaccarti al punto di presenza del GAR te la paghi tu. In più poi al GAR mi paghi anche una piccola cifra, non per il disturbo, ma per i servizi che gli do, gli indirizzi IP che io ti do, e quindi diciamo, roba, costa meno della DSL da 7 megabit comunque, quello che dice. E in altri casi invece, per esempio, la connessione fisica viene sponsorizzata dalle università, che hanno interesse a collegare alla rete metropolitana universitaria delle scuole, erogano seminari, erogano cose, dicono, guarda, alla mia università ci sono questi corsi, cioè, è un modo per avvicinare la mia università, non andare in America all'università, vieni da me, per dire, certo, sto banalizzando, ma insomma la diffusione della cultura comincia tra l'università e la scuola secondaria, comincia dalla rete. E adesso con questo progetto, tra l'altro, contiamo di collegare 400 scuole. E quale progetto? Questo si chiama GAR X Progress. Scuole, intende scuola secondaria? Noi cominciamo da quelle. Se abbiamo un preside
sensibile, perché se un preside che dice oh carogna, allora ne prendiamo un'altra. Cioè. E quindi diciamo sono i presidi a potervi richiedere di partecipare. Le scuole non sono preparate tutte. Ci sono molte scuole che sono avanzate, alcune scuole noi abbiamo collegato in fibra. Dopo una settimana limitandogli a 100 mega, certo, anche se poteva dargli 10 giga. Però gli studenti, i docenti così smart e con le attività che c'erano da fare, in una settimana usavano il 70% della banda passante. Ti stai ubriacando, prima non c'era niente. No? È l'euforia, no? Però c'era, magari usando, ma non usando soltanto Google o per Facebook non consuma granché, voglio dire. Cominciando a fare un sacco di cose che non facevano da tanto tempo. Ora è ovvio che collegare le scuole significa aumentare di molto, insomma, 8 milioni ancora la popolazione scolastica, e quindi, come è avvenuto in altri paesi più evoluti dove la rete della ricerca e della scuola è più avanzata, voglio dire, lì sono nati i giovanotti che hanno avuto delle belle invenzioni, dal gioco al Facebook, al Twitter, voglio dire, idee. Twitter è uno su 10.000, voglio dire, certo, uno ha successo, gli altri no. Però sono tante applicazioni che non sono popolari come quelle che vengono usate, che vengono sviluppate quando uno ha la possibilità di avere una rete per poterle sviluppare. E quindi noi questo stiamo facendo. Recentemente Obama ha fatto un discorso al congresso americano, e tra l'altro parlando di tutto, di assistenza medica eccetera, alle 3 di notte. Io per caso l'ho sentito, lo stavo sentendo, e una delle cose che ha detto è stata: e collegheremo 15.000 scuole a 100 megabit. Ha detto, non ha detto in modo simmetrico, ha detto io vorrei sapere chi è quel Presidente della Repubblica, anche in Europa, che dice una frase, che è capace di dire una frase del genere. Forse perché non sa che cosa significa, appunto, e perché Obama lo sa? Perché lui è nato da piccolo con la rete, magari a 2 megabit. Oltre a collegare le scuole, spiegate qualcosa ai ragazzi e agli studenti. Fate qualche seminario. No, non vogliamo ingerire nei metodi educativi. No, non in quel senso. Nel senso, se spiegate qualcosa di come funziona la rete, come no? Ah, ecco. Esempio, questo già abbiamo fatto con gli istituti tecnici e industriali che sono. C'è l'indirizzo elettronico. L'avevo sentito del Pascal qua a Roma. Quello di Labaro, sì, esatto. Essere, quello, sì. E quelli hanno fatto, adesso hanno ponte radio, la fibra, all'inizio hanno cominciato 2 megabit. Però il preside di quella scuola che si chiamava, che adesso è in pensione, ha illuminatissimo. Ha detto ai suoi professori, dice, ma perché le esercitazioni invece di farle fare in laboratorio non le fate sul serio? Visto il collegamento col GAR, loro hanno cominciato con ponti radio a colonizzare scuole materne, scuole elementari intorno lì nella zona di Labaro, e andavano lì a mettere in piedi i wifi. Sti ragazzi, prima di diplomarsi, già c'erano il lavoro. Beh, certo. Perché sapevano fare le cose con le loro mani, artigiani digitali, esattamente, no? E hanno collegato. Adesso noi abbiamo aumentato la banda passante perché chiaramente avendo collegato altre persone, sì, avevamo collaborato con loro anche un progetto di scuola in ospedale. Ci sono dei ragazzini della scuola dell'obbligo che stanno lungo degenti, voglio dire, magari stanno fissi tutto l'anno scolastico, stanno in ospedale, certo, o magari ci stanno per 6 mesi per qualche malattia, oppure se hanno una malattia degenerativa stanno per sempre. Allora noi abbiamo collegato queste scuole, magari dove ci sono 1, 2, 3 ragazzi, alla scuola normale, e in videoconferenza, durante l'orario scolastico, seguivano le lezioni regolari come se stessero. Rispondevano alle interrogazioni. Tutto regolare. Invece il modello che noi stiamo mettendo adesso è il collegamento delle scuole. Noi ti mettiamo il collegamento, ma poi te lo paghi te e lo paghi ogni anno meno di quello che pagheresti con la DSL. No, con la DSL a bassa velocità. Certo. Avendo fibra e capacità illimitata. Dal momento che le reti della ricerca sono tutte finanziate da enti pubblici, che quindi hanno un finanziamento statale per lo più,
non è diretto, la Rete Gas non ha già il finanziamento statale, sarà unicamente attraverso i suoi clienti che sono università o enti di ricerca, ma gli enti pubblici di ricerca a loro volta hanno il finanziamento statale, chiaro, quindi indirettamente. Sì, sì. Però è una garanzia che gli enti di ricerca o l'università comprano da Gas quello che gli serve. Sì, sì, certo. Tanto paga Pantalone, paga un altro di Stato di Caso. Ma attenti, ci vuole. Sì, pagano esattamente quello, quello, li voglio quell'altro, eccetera. Quello che invece con i fondi europei GAR fa è da alle regioni sottosviluppate con via di sviluppo, no, o che con un eufemismo si chiamano della convergenza. Non so esattamente dove devono convergere uno. No, così, come che sono Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. GAR ha avuto qualche mese fa un finanziamento di un certo numero, di qualche decina di milioni, per irrobustire il tessuto trasmissivo in fibra ottica di quelle quattro regioni. Non è grande cifra, gli operatori di telecomunicazioni richiedono centinaia di milioni. GAR molto di meno, non si sa perché, ma insomma, perché? Perché noi non andiamo alla singola casa, però quello che facciamo è che richiediamo che in zone dove non c'è venga messa fibra ottica con dei punti di presenza a cui si possono attaccare scuole e enti di ricerca. Quando un operatore mette la fibra per il GAR in quei posti là, beh, già che c'è, non è che mette soltanto le quattro fibre del GAR, ce ne mette altre 20 al suo uso. E quindi questo qui, diciamo, noi come primo cliente che aprite la strada, allo sviluppo della società dell'informazione, allo sviluppo, alla riduzione del digital divide in queste zone e così via. Perché? Perché sempre per il principio che ho detto prima, che un ricercatore, un docente universitario che sta a Enna, per quale motivo dovrebbe avere delle prestazioni minori di quelle che stanno a Milano? Giusto. Magari è un laboratorio che funziona bene a Enna, appunto, deve mandare informazione a Milano. O il professor Zichichi dalle montagne di Erice, sì, in cima lì alla montagna sopra Trapani, c'è la fibra. Lì è un centro internazionale di ricerca, però c'è il deserto intorno, però GAR gli ha permesso la fibra, perché fino a Trapani, Trapani a Palermo e così via. Non è, perché serve, perché voglio dire, qua, lì 365 giorni l'anno ci sono convegni o scuole internazionali a Erice, cioè, e quella gente viene dagli Stati Uniti, dice, beh, com'è, che cos'è, che sono la DSL? Sì, sì, certo. Invece no, lui lavora con le sue macchine di casa sua, della sua università, quando sta a Erice, come se stesse nel campus della sua università. Con l'Algeria, quindi l'Algeria hanno cominciato a collegare da Marrassetta, che sta al di là di 2000 km di deserto del Sahara, ad Algeria e quindi a noi. Noi abbiamo un collegamento con Catania, da Algeri, dalla rete della ricerca algerina, e a sorpresa abbiamo visto che dopo 3-4 anni che stavano lì, hanno collegato pure dei centri di ricerca agroalimentare che stanno in mezzo al deserto, grazie al fatto che loro potevano partecipare a tutto questo mondo, E naturalmente a quel punto pure i camellieri godono di internet, certo, per sapere come far crescere meglio delle piante in un deserto. Appunto, quello che volevo chiedere appunto è come funziona la fibra ottica. È una fibra, una volta c'erano le fibre di silice, cioè di vetro, ma adesso immagino si utilizzano polimeri. Non ce ne frega niente, no. No, non ce ne frega assolutamente. Noi non andiamo a scavare per mettere le fibre, utilizziamo le fibre di chi ce l'ha, dei consorzi che ce l'hanno. Noi gli diamo un mazzo di fibre da A a B, dove poi dopo poi compriamo gli apparati trasmissivi, che poi significa che tra su lungo una tratta ci sono dell'equipment che rinfresca diciamo il segnale completamente, e degli altri che sono degli optical amplifier tipo ogni 50-60 sì, gli amplificatori. Ora, gli amplificatori naturalmente uno li mette a seconda di a che distanza l'uno dall'altro, beh, dipende dalla qualità della fibra, ma quale qualità della fibra? Quella che ci vendono, perché appunto i cavi quindi di fibra non sono vostri. No, assolutamente no, noi li prendiamo in Iru,
IRU significa Indefeasible Right of Use, per 15 anni. Ah. Noi compriamo per 15 anni e diciamo, diventano parte del patrimonio, dell'inventario immateriale. Perché nel senso che noi compriamo per esempio due coppie di fibre che vanno da A a B, da Pescara a Bologna per intenderci, ma mica sappiamo, mica quelle stanno, queste due coppie di fibre stanno su un cavo dove ci stanno 46 fibre, no? 48 coppie di fibre. Ma quali sono le nostre? Cioè lo sa il padrone del cavo. Ah, okay. Che non è che sia Telecom o Fastweb necessariamente. Sì, sì. Talvolta anche Fastweb o Telecom scavano loro e mettono cavi. Ma sulle lunghe distanze, diciamo, ci sono dei consorzi che vendono cose anche a Fastweb, a Telecom e a tutti gli altri operatori. E anche a noi. Quindi voglio dire, noi andiamo a scavare l'ultimo miglio, cioè nel senso laddove sta un'istituzione in mezzo alla campagna, lì noi chiediamo a uno, faccia scavare, certo, e dici tutte le fibre, ma appunto non è che. No. Quindi non vi occupate proprio della parte più a basso livello, diciamo, dal punto di vista informatico. Bassissimo lì, a livello zero, diciamo, chiamiamolo così, livello 1, esatto. Di quello lì noi non ce ne occupiamo talvolta. Solo nell'ultimo miglio, ecco. Nell'ultimo miglio nell'ultimo siamo miglio. Costretti a farlo o a farlo fare, e quello là è di nostra proprietà. Certo. L'invio di più segnali viene fatto usando differenti lunghezze d'onda. O lambda, noi chiamiamo lambda o lunghezza lambda, d'onda. Certo, lunghezza d'onda. E sono spaziate in frequenza. Cioè questi qui, ognuno di questi parte a una certa frequenza. Le differenze, se questo per esempio sono... che sono 10 GHz, mettiamo questa qua, quella vicino è 10 e 25, quell'altra è 10 e 5, quest'altra è 10 e 50, questa è la spaziatura. Se invece questo per andare a 10 cosa, questa spaziatura di 250 25 250, adesso non mi ricordo che sono. Se no ho bisogno di una spaziatura maggiore per se ho proprio per evitare interferenze, per evitare la legge di Schnell. Sì, quindi praticamente il trucco, la diffrazione essenzialmente, sì esatto, la legge di Schnell. Il trucco quindi è fondamentalmente questo: usando diverse lunghezze d'onda, cioè diversi colori tra virgolette, colori, esatto, che danno però se siamo nel visibile parliamo di colori, ma si chiama lo stesso colore. Se vado sono varie bande, gruppi, diciamo. Di sì, certo, bande. Non abbiamo mai la lunghezza d'onda perfetta. In questo modo, sulla stessa fibra posso passare diversi. 200 sulle fibre commerciali, quelle che ti tirano dietro, quelle che già si sono, 200 lambda da 10 mega. Quando? 200 lunghezza d'onda? Da 10 megabit l'una, su una sola fibra. Su una sola fibra. Oppure posso meglio, però invece se ci devo mettere quella da 100, beh lì allora è bene che insomma una cinquantina sono anche troppe. Per problemi di che genere? Di qualità e di opacità, di opacizzazione delle fibre. Cioè non mi conviene tenerle un po' più spaziate, un po' più distanti l'una dall'altra. Sì, poi naturalmente posso pure avere una lambda da 100, una da 40, un'altra da 10, poi un'altra da 100 di nuovo, altre 200, però l'importante è che poi la spaziatura io la mantengo in modo per evitare l'interferenza. Poi chiaramente se vado sull'ultravioletto, vado sull'infrarosso, vado sul visibile, lì c'ho una maggiore stabilità, un minore errore sul mantenimento di quella frequenza, per un fenomeno di diffrazione. Secondo di come è fatta, la lunghezza d'onda, può andare a sbattere o no, insomma, quindi a seconda. Eh beh, certo, dipende dall'indice di rifrazione, poi l'indice di rifrazione dipende dalla. La rifrazione dipende poi chiaramente dalla lunghezza d'onda, visto che la velocità poi è costante nel mezzo. Certo, una cosa importante, per esempio, che è da notare, che mentre il mondo internet è sempre un rapporto di una persona che sta davanti a un dispositivo qualunque, personal computer o iPhone, insomma come si chiamano, questi telefonini intelligenti o pad, e è tra l'individuo e un qualche cosa, mentre invece nel campo della ricerca, e questo caratterizza la ricerca, il rapporto è tra persona e persona.
persona fisica e persona c'è un collegamento fisica. Diretto l'intenzione c'è un collegamento diretto tra una persona e altre persone conosciute, non tra una persona e un mondo è un'entità sconosciuta. Infatti diciamo queste cose di Facebook sono più che altro questa roba di questa gente invidiosa che vede, si mette lì e dice io sono andato alle Maldive, tu dove sei andato? A Frascati in vacanza, a Quarto Giaro, a Molinazzo di Cormano, invece io sono andato lì sopra. Quindi voglio dire, è uno che è una vetrina. È una vetrina di se stessi per vedere se sono meglio degli altri, insomma. Siamo all'Università di Trieste, che è connessa alla rete GAR. E io devo parlare piano perché sono in un'aula studio. Proveremo a collegarci alla rete EduRoaming, gestita appunto dal GAR, con l'utenza di uno studente dell'Università di Trieste, per verificare a quale velocità è possibile viaggiare.